Einstein fu il primo a intuire le conseguenze della fisica quantistica e l'idea dell'entanglement, ovvero del fatto che due particelle si mantengano in risonanza a qualunque distanza e in qualunque tempo, violando in questo modo il principio di causalità, gli fece sospettare che la fisica quantistica avesse qualcosa di sbagliato. Al contrario, Carl Gustav Jung, che apprese di queste possibilità grazie all'amicizia con il fisico Pauli, ne fu entusiasta. Dato quindi che in natura era ammissibile la possibilità di comportamenti istantanei sincronici, ciò spiegava molte cose a livello psicologico, per esempio lo stesso inconscio collettivo. In questo modo il vuoto quantistico diventava anche l'archivio di tutte le esperienze naturali che ci sono state e ci saranno. Ogni evento che avviene nell'universo corrisponde a una qualche fluttuazione che va a riempire lo scaffale di uno schedario a disposizione di chiunque. Chiunque, se vuole, può mettersi in relazione con chiunque altro. C'è poi un principio di indeterminazione che non riguarda soltanto posizione, velocità o direzione di marcia, ma tra il numero dei componenti di un sistema e la loro fase. Per esempio, se cerchiamo la felicità assoluta, come quella di abbandonarsi a un ritmo, all'oscillazione, dobbiamo risuonare a un ritmo ben definito. Di conseguenza, per avere l'unica vera felicità, dovremo avere un numero di partecipanti infinito, altrimenti si tratterà sempre di felicità relativa. Questa è la ragione per la quale l'essere vivente, che è un organismo centrato sulla fase, ha questa passione espansiva, perché tende a connettersi con il maggior numero possibile di esseri in natura. Ciò significa anche che se oscillo a una determinata frequenza, finirò per connettermi con tutti coloro che oscillano, vibrano a quella stessa frequenza. Infatti, grazie al fatto che gli oggetti quantistici fluttuano, esistono regimi in cui le oscillazioni di molti componenti si mettono in fase, si muovono a ritmo come dei danzatori. Questo fenomeno, nel mondo della fisica, si chiama coerenza. Un bel esperimento è quello di fare delle prove con dei metronomi. Se poniamo alcuni metronomi su una superficie rigida e li facciamo partire in tempi diversi, questi manterranno il loro tempo di partenza e rimarranno sfasati nel tempo. Se però i metronomi sono posti su una superficie oscillante, anche se vengono fatti partire in tempi diversi, riusciranno in brevissimo tempo a mettersi in fase. Si creerà così un insieme coerente. La ragione è che c'è un mezzo, la superficie basculante, in grado di dialogare con ciascuno di essi. Si può dimostrare, come teorema generale, afferma del giudice, che la capacità di andare a ritmo dipende dal numero dei partecipanti. Se il numero dei partecipanti è sufficientemente alto, dopo un po' le molecole saranno in grado di risuonare tutte insieme. Siccome le molecole sono fatte di particelle cariche, l'oscillazione delle stesse crea un campo elettromagnetico di forma ben definita, cioè un suono puro, non un rumore. Come in un coro, tutti vanno a ritmo e nessuno stona. In questo caso si crea un dominio di coerenza. Gli esseri viventi sono fatti principalmente di acqua. Il 99% delle molecole che ci compongono sono di acqua. Dal punto di vista del peso corporeo, dato che il peso specifico dell'acqua è più basso delle altre molecole, parliamo di un 70% di acqua. La ragione della prevalenza di acqua nel nostro corpo è data dalla sua caratteristica che quando le molecole d'acqua diventano coerenti, l'oscillazione che fa una molecola d'acqua arriva fino al livello in cui un elettrone diventa libero. Nel dominio di coerenza dell'acqua si crea un insieme di elettroni pressoché liberi che possono essere messi a loro volta in oscillazione. In questo modo può crearsi una gerarchia di livelli di coerenza. Un essere vivente funziona al meglio quando la gerarchia funziona altrettanto bene, ovvero quando si dà energia a un certo livello e in questo modo si riesce ad alimentare a cascata tutti gli altri livelli di coerenza. Ecco che cosa vuol dire stare in buona salute.